Salve ragazzi, prima di cominciare il video voglio precisare che questo video è molto corto perché, come ben sapete, cercare video sulla tecnologia è molto difficile. Però vi dico che sto incominciando a cercare dei video sia su YouTube per prendere spunto, magari anche da YouTuber abbastanza famosi come ad esempio Paolo Grisendi, perché vorrei iniziare sempre nella serie high tech a fare una serie riguardante al videomaking, che infatti con questo video è come se aprissi. Perché faccio vedere appunto il mio studio fotografico. Poi vedremo le basi e via via tutti i processi per diventare un bravo videomaker. Vi lascio al video. Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati anche oggi in questo nuovo video. Io sono Michele per MyAppleTube e oggi andremo a vedere il mio studio foto e video. Vediamo quindi che è presente un fondale di colore verde per effettuare il chroma key. Poi, ovviamente, gli stativi servono a reggere il fondale e vediamo anche le due luci che presto sostituirò con il softbox. In seguito, su questa piccola scrivania c'è il Mac, che uso per montare piccoli video o registrare l'audio come questo. Dietro il fondale c'è un piccolo passaggio per l'alimentazione della key light e la fill light è alimentata dalla ciabatta attaccata alla scrivania. La reflex è attaccata sul cavalletto Manfrotto MT294A4 con la testa 804RC2, il fondale è lungo 6 metri e largo 3 metri, ma io l'ho piegato un po' perché altrimenti chiaramente si sarebbe piegato tutto e anche sporcato. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!